fede al proprio nome, il Circolo Internazionale ospita la mostra di pittura del nostro artista spagnolo Francisco Chavallu. E quindi è bello che proprio il Circolo Internazionale, ripeto, da Barcellona qui a Castellammare, ma quello che mi affascina al di là delle sue opere è la sua vita, è il suo modo di essere. Francisco in realtà è pittore. Che significa pittore? Al di là, ripeto, delle opere, colui che vive attraverso i suoi quadri. A volte tanti usurpano dei titoli, si professano scrittori perché hanno pubblicato un solo commento, oppure dicono di essere poeta perché hanno scritto un verso, oppure chissà cosa. Invece Francisco vive con la sua arte, è stato coraggioso, tra mille difficoltà non si è mai tirato indietro, ha sempre creduto in se stesso e quindi vive adesso con questo suo magnifico, questa sua magnifica professione. Ma Francisco, ho deciso di fare il pittore quando avevo 20 anni, stavo alla scuola e mi consigliai con il mio maestro, perché a quell'epoca, in quel momento, io non sapevo se io potevo, avevo diciamo, il talento, i mezzi, le possibilità di andare avanti. Io ho chiesto al mio maestro, il mio grande maestro, e lui mi disse, mi parlò di grande difficoltà, mi disse: guarda, non è una vita sicura fare detto, cioè perché è più sicuro avere un lavoro, avere il posto fisso e dipingere la domenica. Però io gli dissi: maestro, ma questo non è un vero pittore, no? E dice: prendi tu, maestro, ce la farei a vivere della mia figura? Pensate che ho i mezzi, che posso essere capace. E lui mi disse: sì. Dice: sì, io penso di sì. Dice: però troveremo delle difficoltà, soprattutto economiche. Però alla fine penso che nella vita, a me, ho trovato delle cose con il mio mestiere e con il mio modo di vivere la mia vita, ho trovato cose talmente interessanti, talmente belle, che stanno molto 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 al di là dei pensieri e della sicurezza, perché poi alla fine tutto arriva, tutto viene, soprattutto quando uno lavora con sincerità e con amore a quello che fa, cercando di essere coerente, sincero, perché poi l'arte è un mestiere di sincerità, non lo puoi fare, non puoi fare un mestiere come questo per arricchire. Questo è un dono, è come io ho detto sempre, facendo il pittore sono stato molto felice. Se in più io facessi pure dei soldi, allora sarebbe un'ingiustizia. Anche il maestro Maria Longobardi, che ha dato dei piacevolissimi brani al pianoforte. Ringraziare ancora una volta l'ospitalità del Circolo Internazionale e la persona del suo presidente Catello Barbano, e ringraziare anche colei che ha allestito la mostra, la professoressa Loredana Tresaglia.